Incanto napoletano, una storia d'amore verso la città che vuole una chiarezza per una rinascita. Dove quello che ci ha attraversato diventa conoscenza e poi un lontano ricordo. Noi siamo dei immortali se non ci ostiniamo a strisciare. Invitiamo a ritrovare l'amore, la poesia, la dignità, evidenti nella Napoli antica e vivi dentro di noi. Nerone non osò cominciare da Roma per recitare, ma scelse Napoli, città greca. La fantasia popolare mi vede un sadico, forse anche un tiranno. Peraltro più che sadico un masochista e poi pazzo, sì, pazzo. Certo, non ho mai cercato di conquistare il rispetto dei senatori. Ho voluto mostrare e coltivare i miei talenti artistici. L'ostinazione e l'impudenza non sono sintomi di una mente disturbata. Questa città ha un flusso vitale enorme. Non si capisce però se il flusso della vita sopravanza quello della morte o viceversa. E la morte è l'altro elemento presente in questa città, in tutte le sue manifestazioni. Sicuramente il flusso vitale prevalente è il flusso vitale della cultura. Per capire Napoli basta cominciare a guardarla nella sua struttura, nella sua fisionomia, nel suo volto urbano, quello fisico, e lì ti accorgi che a differenza di tante altre città, Napoli ha un cuore che non è occupato dalle classi più rilevanti, più significative, più ricche, ma ancora è abitato dai suoi abitanti antichi. Forse se ne accorse Pierpaolo Pasolini, che la amò molto. È facile vedere in quella scelta di ambientare il Decamerone a Napoli, una scelta stravagante per certi aspetti. Ma Pasolini allora capì che per raccontare una storia di plebi e di popoli e di culture popolari antiche bisognava confrontarsi con un luogo dentro il quale quelle culture, quei soggetti che esprimono le culture erano ancora vitali, e quindi preferì Napoli perché probabilmente anche lui aveva visto Napoli e aveva visto che il cuore della città era visibilmente occupato da abitatori di un'età antica più remota di quella che noi normalmente troviamo nelle grandi città europee, dove invece dappertutto la city, il centro, il cuore, viene occupato progressivamente dalle nuove borghesie. Napoli invece ha la plebe che ha, per così dire, vinto la sua guerra. Considerate la vostra semenza, fatti non poste a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza! L'ultima età è giunta ormai della profezia cumana. La serie dei grandi secoli nasce da capo. Ormai torna persino la Vergine, tornano i regni di Saturno. Oramai una nuova razza si invia dall'alto cielo. Tu al fanciullo che ora nasce, per cui cesserà finalmente la razza del ferro e sorgerà in tutto il mondo la razza dell'oro, sii benevola, casta lucina, già regna il tuo Apollo, ascendi su ai grandi onori, sarà tempo oramai, o cara prole divina, o grande diletto di Giove, guarda! Il sussulto della curva massa del mondo e le terre e gli spazi del mare e l'abisso del cielo. Guarda come si allieta ogni cosa per il secolo che viene. La guerra degli spazi nelle città è la guerra delle classi, è la guerra dei rapporti sociali, perché abitare il cuore della città vuol dire posizionarsi al centro di essa, definirne per così dire il luogo di comando.
Ora, noi non possiamo dire certamente che il popolo napoletano, abitando ancora i vicoli che sono a ridosso delle grandi piazze della città, abbia occupato il potere in città. Certamente però ha vinto una battaglia di resistenza. La borghesia napoletana è sufficientemente forte da esercitare quel margine, quella parvenza, quel simulacro di forza e di potenza che ha la borghesia napoletana. E tuttavia però il popolo non si è fatto espellere dai luoghi antichi della sua frequentazione. È riuscito a resistere, sta lì. Per ogni napoletano sarebbe preferibile probabilmente stare in quel cuore, in quella cabina che sono i tessuti, i reticoli delle strade del cosiddetto centro antico, che è diverso dal centro storico per la nostra città. Ed è bello anche questa idea che sia qualcosa di più della storia, è qualcosa che ti rimanda indietro, non a caso è un centro antico perché quelle stesse vie sono calpestate da 2500 anni di piedi napoletani che camminano sull'Anticaglia, che camminano sui tribunali, che attraversano quella che oggi chiamiamo mezzo cannone, ma che prima era praticamente una riva scoscesa che dava verso una costa che era molto più a ridosso della collina di quanto oggi lo possiamo immaginare. Ecco, quei luoghi sono il centro antico che è ancor più del centro storico e così nelle sue antropologie profonde da sempre, che definisce quella sorta di continuo e naturalmente turbolento armistizio che tra le classi sociali Napoli vive da parecchio tempo. Vogliamo mostrare una realtà che ci appartiene, sì, perché è la cosa più facile, anche se sembra difficile, poiché è tutto dentro di noi. Quando nasce un essere umano, ha in sé una memoria genetica straordinaria, poi viene abbrutito, invecchiato e distrutto. Dobbiamo immediatamente agire, prima che ciò accada. Per potersi innalzare dalle cadute, bisogna stare insieme, compatti e costruire. Bisogna cancellare quella retorica che non ha fatto altro che distruggere anche i nostri valori ancestrali, ereditati dalla memoria genetica. Questo è il momento migliore, poiché è tutto appiattito. Siamo arrivati al fondo. Risaliremo come nel film Il Miracolo a Milano. Noi dobbiamo farlo a Napoli, con questi semplici mezzi. Delle scope che ci portano in paradiso. Con questa associazione noi ci interessiamo soprattutto di restaurare i film di Vittorio De Sica e di propagandare la sua opera. Ci teniamo moltissimo in quanto crediamo molto nella difesa della memoria e quindi è importante il passato perché ci sia un futuro migliore. Tengo gana de bailar el nuevo compa. Dicen todo cuando me ven pasar. Ricardo de la. Me voy pa' bailar. El bayón. Tengo ganas de bailar el nuevo compa. Dicen todo cuando me ven pasar. Ricardo de la. Me voy pa' bailar. El bayón. La pizza è una cosa caratteristica, la pigliamo mo, la papà va a dire, però la pigliamo e siamo mandati lì. La pigliamo stiamo sempre là. Se pigliamo, però non è che se ne pigliavano là. E dire una cosa, la pizza oggi no, casa mangia non si fa. Mi era bello perché i pallonetti erano una famiglia. Ci voleva bene veramente. La città di Napoli è volutamente divisa in tante anime, mescolate e sovrapposte. Ma l'anima che preferiamo? L'anima che preferiamo è quella della poesia! Della poesia del neorealismo, dell'ora di Napoli! Di De Sica, Zavattini, Dino De Laurentiis. E voi? Voi! Voi non ve ne siete accorti! Non ve ne siete accorti! C'è stato un percorso sedativo! C'è stato un percorso sedativo iniziato in teatro con episodi di miseria in assegnazione, senza spiraglio di certezza! È proseguito poi con una serie di film, vergognosi per la città di Napoli e per i napoletani!
Il napoletano è rappresentato come un furbacco imbroglione. O della legalità, senza intelligenza, ignorante. Hanno turbato non solo la crescita dei nostri ragazzi, ma anche l'opinione positiva degli italiani e degli stranieri. La città di Napoli parla e parla attraverso il suo passato. Parla attraverso il suo passato. La gente parla, i monumenti parlano, le strade parlano, l'antichità parla. L'energia positiva. Esiste. Era bello, sa, perché cominciavo con i giorni prima e poi c'è tutto un pallone e se ne poi era aperto proprio il quartiere loro. Lì era la zia mia che mamma la regina, così mi facevo un re quando era la domenica, mamma mia, si metteva i fili per l'inganno, si metteva la toppa orecchia, il bracciale faccio, proprio che il mercante antico non è più proprio più. Poi c'era gente antica, perché venivano già tutti ricamati bene. E rincomposati mettevano un cucchiaio a foccare la gente. Se facciavano un balcone e scudoliavano. E le gente chiudevano il cuore. Una borghesia in periferia, ai margini, diciamo, ai contorni del cuore della città e il popolo nel suo centro. Con una borghesia che tuttavia è potere e che definisce la debolezza del proprio potere, così come in qualche modo nello stare al proprio centro il popolo definisce la forza della propria debolezza. Un contrasto, una forza debole e una debolezza forte che sono appunto visti da Vincenzo Cuoco quando parla dei due popoli, di due realtà che solo apparentemente appartengono allo stesso tempo storico, solo apparentemente appartengono allo stesso tempo sociale e in realtà vivono l'uno, come dice Brodelli, parlando del Mediterraneo, accatastato sull'altro. E se tutti riuscissimo a stare un po' in silenzio, forse qualcosa potremmo capire. Così si ha il tempo di riflettere. Parlare non basta. Bisogna dare l'esempio, bisogna cominciare. Il signor Serravalle aveva una storia anche in alcuni settori molto prestigiosa, però era un'università con pochi studenti e una dimensione che in effetti faceva sì che il nostro laureato era un laureato molto costoso. E così prima in un certo senso ampliammo i contenuti dell'economia marittima per giungere ad una dimensione universitaria di 18.000 studenti, passando da 1.000-1.500 studenti, avviammo un corso di laurea in economia aziendale, poi in economia e commercio, poi una vera e propria facoltà di giurisprudenza, di ingegneria, di scienze motorie. Oggi l'Università Partenope ha 5 facoltà con diversi corsi di laurea. Il patrimonio immobiliare fa sì che effettivamente è una delle più belle università d'Italia. Questo significa che è bella l'Università Partenope, è bella Napoli. Avete mostrato delinquenza e sparatorie, soggetti emarginati. Ritratti come rari esemplari di uno zoo che si chiama Napoli. I dati da un potere spietato
che porta a dimenticare chi siamo. Abituandoci ad essere sempre più insoddisfatti e sordi verso la vita. Lasciateci vivere la vita come una fiaba, non insegnateci la negatività, non uccidete il bambino che è dentro noi tutti. Un uccello per raggiungere la sua vetta armonicamente si libra nell'aria, liberandosi del suo passato. I pesci scivolano, nuotano nell'acqua attraverso le secche, vanno controcorrente per ritornare alle origini. Napoli è una città di bellezze naturali e culturali. Napoli non è criminalità, Napoli non è camorra, è una Napoli che conta ed è una Napoli che vuole essere rappresentata bene. Il rapporto tra l'università e la città esalta l'importanza della ricerca scientifica, della crescita culturale dei giovani e quello che è la bellezza proprio della città. E io spero che questo costituisca lo stimolo anche per gli amministratori della nostra città a rendere questa parte più vivibile, e questo credo che faciliterebbe anche altre attività, innanzitutto penso all'attività turistica. È facile dire l'imprenditore deve fare l'imprenditore, l'imprenditore può fare l'imprenditore in un contesto dove c'è il politico che ha volontà di poter portare avanti un discorso nella sua regione, nella sua città, dove c'è un tessuto locale che è pronto a prendere un'innovazione, a prendere un suggerimento, a prendere un benessere in maniera organica. Il problema nostro è che siamo sempre tutti degli individuali. I fantasmi del 1799, il miglior fiore della classe dirigente, furono tutti ammazzati e rimasero i Lazzari. Il problema è che i Lazzari sono stati lasciati allo sbando. Che cosa può nascere da una confusione? Che cosa è accaduto da allora in questa città? Vivere è una missione. Quando vengono a mancare i maestri, i filosofi, gli insegnanti, coloro che guidano, non si va molto lontano. Appoggerò i Lazzari, i politici, quelli più disonesti, perché da questi posso trarre maggior profitto. Con l'ignoranza e la subcultura cresce il mio potere. A Napoli noi nobili ci schierammo con la rivoluzione e la repubblica. Quei nobili invece che non parteciparono alla rivoluzione furono chiamati dalla storia nobili plebei. Sì, cittadini, siamo liberi e godiamo di questa libertà. Cittadini, voi reggerete la Repubblica Napoletana temporaneamente. Da questo momento il governo provvisorio si dedicherà ai propri doveri. Ma voi, giovani valorosi, dedicatevi ai vostri. Pensate che in vostre mani un gran bene della vostra patria o un gran male. Se dobbiamo essere cittadini di uno Stato libero, proprio per la nostra natura morale non siamo solo titolari di diritti, ma anche portatori di doveri. 25 gennaio. Ferdinando, ha nominato cardinale Ruffo, vicario generale. Bravi e coraggiosi calabresi, non lasciate impunite tante ingiurie. Ci ha fatto conquistare tutte cose. Cacciate i giacobini, saccheggiate le loro case, e quando la santa fede avrà vinto, voi non pagherete più tasse. Vi avrete finalmente vendicato le offese fatte alla religione e al vostro re. Che colpa ha il popolo? La colpa è nostra se non riusciamo a portarlo fuori dalla condizione di desiderare solo il saccheggio. Non ho saputo essere una degna regina del mio popolo. La vera nobiltà consiste nell'essere giusti.
l'omicidio intellettuale commesso ha portato Napoli allo sbando. Dal 1799 è una borghesia di scarso valore morale, egoista, ignorante, assetata di ricchezze, assetata di successo e di potere, ma certamente incolta profondamente, senza nessun ideale, senza nessuna generosità, senza nessun ideale morale. L'avvocato Marotta si è distinto come avvocato, i soldi raccolti da impiegati in un istituto che ha attestazioni che vanno dall'UNESCO, l'ONU, il Parlamento Europeo, Legion d'Onore in Francia, tutti i maggiori filosofi contemporanei del mondo sono passati di qua e si sono sempre meravigliati da Gadamer, Derrida, Ricoeur, di quello che a Napoli avveniva. Cioè, questa istituzione non ha pari al mondo. Napoli è dilaniata tra una borghesia che si rammarica sempre di non essere nata a Berlino, di non frequentare Parigi, di non essere vissuta a Londra, perché altrimenti il suo ingegno, le sue capacità, i suoi destini sarebbero stati quelli sì che veramente venivano meritati, e che quindi guarda alla propria città come una città in qualche modo matrigna, che non restituisce al singolo tutta la dignità che meriterebbe, e poi invece un popolo che si chiude sempre più in se stesso, nelle pratiche di una propria cultura che è straordinaria, è ricchissima, ma che talvolta poi finisce con l'essere ripetitiva, che determina le condizioni di quello stereotipo del napoletano che piace tanto ai non napoletani e che i napoletani fanno quando vanno fuori, e cioè del napoletano apparentemente pieno di entusiasmo, un po' furbo, spesso anche mariuolo, come diremmo noi. Insomma, tutto quello che non è la vera cultura popolare napoletana, ma è lo stereotipo che i napoletani, quando fanno i napoletani, e lo fanno fin troppo spesso, si abituano ad essere. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è il più importante museo archeologico d'Europa. Testano nella pittura pompeiana oltre 30 esemplari di questo soggetto, cioè degli amori di Ares e Afrodite. In questa scena, molto bella, ripetuta quindi più volte, e ci sono anche... Antichi rappresentavano l'esistenza. Noi di norma l'effetto. L'arte, in nome della nostra bambina, ci viene incontro per non farci sprofondare. La storia parla, ma questo è Goethe, è una frase della mia prossima. E i quadri principali venivano... Sì, questa città parla, i monumenti parla. Al nostro albergo c'è una vista da sogno. La storia parla, dove alloggiate, dove state? San Francesco al Monte, era un convento prima. Ma è bellissimo, non è possibile, anche noi. C'è un ascensore di cristallo che affaccia sul golfo. Una piscina nella roccia. Non ho mai visto una ragazza così bella. Grazie, ma ce ne sono tante di ragazze più belle. Devo dire anche di una bellezza dell'anima. Spero che possiamo ritrovarci, così ci rivediamo. Dal maestro, e poi c'erano gli allievi che in genere gli allievi preparavano la superficie. C'era il maestro che andava a fare o il disegno preparatore oppure direttamente i particolari principali, quelli un po' più difficili. Così come sicuramente avete visto la Sacrificio di Figenia. Gli affreschi, la musica, la tua dolcezza, questa città incantata. Non ho mai avuto queste emozioni. Mi hanno sempre detto di reprimere le mie emozioni davanti a un ragazzo, ma sembra che il tuo sentire è onesto. Facciamoci. Guarda l'incanto di questa nave.
Napoli è un anfiteatro come città, emana una sicurezza antica, accoglie con amore. Ho preso un ricordo per tra il museo. Ho questi tetti da fiori. Grazie, bellissimo. Una voce, una chitarra e un po' che luna. Queste due città non comunicano, galleggiano liquidamente l'una sopra l'altra, sembrano due correnti marine che una un po' più in basso, una un po' più in alto o viceversa, ma non si incontrano mai. Da storico posso solo dire che non le vedeva Vincenzo Cuoco quando c'è stata la rivoluzione del 99, non si videro certamente nel 99, ma probabilmente non si sono viste nemmeno nelle grandi stagioni del Risorgimento. Il momento nel quale maggiormente si è provato a rincontrarle, non solo per virtù di politici, ma perché forse era un tempo diverso, erano gli anni 70, figli degli anni 60, sono stati quei pochi anni che portano naturalmente l'insegna gloriosissima di Roberto De Simone, delle sue esplorazioni con la nuova compagnia di canto popolare. Ciò che non si conosceva a Napoli è qualcosa che tuttora non si conosce, perché io ho indagato sul mondo popolare e ciò che è venuto fuori non è solamente uno stile musicale o qualcosa di legato alla tradizione contadina o alla condizione pastorale, ma è la, diciamo, la base sulla quale poggiano queste espressioni come manifestazioni di una interiorità collettiva che può definirsi la religiosità rituale di una determinata cultura, come succede poi in tutte le società mediatiche. La musica, diciamo, superficialmente acclarata con i suoni dei tamburi o le cose in un certo senso è stata accettata, ma in molti altri sensi depauperata del suo significato reale, è completamente travisata per quella che è lo stile. E lo stesso dicasi per la tradizione settecentesca, perché Napoli ha una tradizione di scuola musicale che è diversa da tutte le altre, diciamo, culture europee, perché fa capo in un certo senso a una tradizione del documento scritto e dall'altro lato alla tradizione della oralità, della comunicazione orale, per cui praticamente col tempo, persa la oralità, si è persa gran parte di questa tradizione. Ora, il mio sforzo è stato quello di coniugare tradizione orale e tradizione scritta, fare i confronti e, diciamo, e da questo senso aggiungere la parte scritta la parte orale, come nella tradizione popolare, alla parte orale aggiungiamo la parte scritta, cioè i documenti scritti. Ecco lì, per un attimo, tutte le sintassi venivano rimesse in discussione, tutte le grammatiche, con una volontà di contaminazioni, di rincontri, che non erano nemmeno dei programmi a tavolino, era la vita quotidiana che ti portava ad ascoltare sentimenti, emozioni che venivano da altre parti della tua stessa esistenza, e quindi per un attimo forse anche quella borghesia napoletana ha saputo sciogliere quell'accidia, quella determinazione feroce, veramente feroce. Raramente io ho trovato quella determinazione ad usare quel grande corpo che è la città di Napoli. Per un attimo questa borghesia, così come quel popolo, hanno di questo armistizio fatto una pace per pochi anni durevole, e che tuttavia a mio giudizio rappresenta ancora il filo, il punto di riferimento verso il quale noi dobbiamo andare. Per quello che mi riguarda, mi ha usato le beppe, perché per della cultura orale nessuno si interessa. Per quanto riguarda le mie ricerche sul mondo popolare, si è raccattato e fatto a pezzi, sai, con una specie di oniso
smembrato, si è fatto a pezzi la vera cultura popolare, si è assolutamente risotterrata, cioè messa fuori luogo quello che è la base della religiosità del popolo contadino e del popolo pastorale della tradizione. Strada, lunga strada, strada del mondo, pare che vada in tutto il mondo, piena fino in fondo delle voci del mondo, e a rifletterci in fondo anche di voci di tempi andati, felici o infelici, di amanti, di vergini, dormienti, commercianti, massaie pimpanti, pubblicitari e studenti che parlano e avanti, parlando vanno avanti, e fra i tanti c'è chi ogni tanto davanti a una finestra si blocca e scocca sguardi sul mondo per cercare di capire a fondo cosa mai così in tondo, anzi in un gran giro tondo, succede. Se succede qualcosa a questo mondo. E poi eccola, la lunga strada, andare, girare intorno al mondo, un treno enorme, informe, gonfio di fatti, passeggeri, bambini, cestini per il picnic, gatti, cani, e tutti pensano, chi c'è nella prima vettura? Ognuno si chiede con un po' di paura chi e cosa sta guidando nella cabina di comando. E poi eccoci, entriamo in quel vicolo fondo in cui sappiamo che svaria la strada, la parte solitaria della strada e del mondo, e qui non possiamo cambiare treno, no, dobbiamo andare fino in fondo, perché questa è la parte di strada, di mondo, che non consente niente, solo che si vada, ma vada da nessuna parte. Ecco, si parte, e non c'è con te più nessuno in treno, sei uno. Non hai neanche un vecchio specchio che faccia due te, non la minima presenza, non un'anima, o solo la tua, benché... Cos'è? È già la stazione, sei già a destinazione, sei già in porto, spenti i motori, li senti? Su, animo, scendi, sì, sei esanime, sei morto, dunque fuori, coraggio, che ti prende? Sì, muori, non te ne sei accorto, halt! Signori, si scende. La forma compiuta d'arte, diciamo, si inquadra nella storia secondo lo sviluppo di determinati linguaggi. Ma molto spesso la canzone napoletana è priva di riferimenti a un vero linguaggio. In generale, ecco, abbiamo in un certo senso pensato che la canzone fosse il prodotto di un documento scritto, e qua è un altro equivoco, fatto da un compositore musicale e da un autore di testi. In realtà la canzone aveva una sua identità, come certi generi musicali in Spagna o in Sud America, lì è dove esiste una forte connotazione orale della tradizione di derivazione orale, cosa che c'era anche a Napoli, che però è sparita completamente con la sparizione dei cosiddetti posteggiatori, i quali ancora detenevano uno stile vocale che più che fare capo alle parole di un testo, faceva capo ai suoni di un testo. Bello. Anime del passato, protettori del presente, proteggete la nostra città da questo dolore che ai saggi dovrebbe essere maestro. Il dolore è conoscenza, l'albero della conoscenza non è quello della vita. Dal tempo di quell'ora senza nome non temo nulla e sento la maledizione di non provare la naturale paura. Ora al mio compito. Spirito dell'universo, oh forza senza fine! Vieni nel capo della società! Spiriti della terra e dell'aria del bene, fuggiti! Un potere che provo di tutti!
anni il potere ha esaltato tutto ciò che non era molto complesso da esportare e hanno dato di nuovo al mondo un'immagine di Napoli distorta e superficiale. Appunto, i bambini di Napoli, i registi dall'America, cioè si registrano le canzoni, cioè non so come in qual modo, eseguite, eccetera, e si spaccia per cultura napoletana. Come per esempio si fanno opere anche settecentesche, cioè si spacciano per cultura napoletana, quando di napoletano non hanno nulla. Il napoletano è uno stile, è una classe, è una storia. Se non fate capo a quello, fate capo a questa specie di espressione museale di qualche cosa ben catalogata e ben omogeneizzata, in modo che la gente non fa nessuno sforzo per capire qual è la vera radice di questa cultura, che potrebbe avere oggi poi sviluppi. La straordinaria posizione di quel luogo che è il Palazzo Reale della nostra città. Un Palazzo Reale a due ingressi, uno europeo, diciamo così, tra virgolette, tradizionale, quello che dà sulla piazza del Plebiscito. E poi dall'altra parte tu sai che invece lo vedi, perché lo intravedi all'angolo mentre sei sulla piazza del Plebiscito, intravedi il mare, e dall'altra parte c'è l'altro ingresso, quello sul mare, perché il Palazzo Reale di Napoli oggi dà su una via, ma in realtà dava direttamente sull'acqua, che è l'acqua del Mediterraneo, che è l'acqua di un altro orizzonte. E noi siamo così, siamo come il nostro luogo centrale del potere, il Palazzo Reale. Abbiamo la possibilità di guardare all'Europa, diciamo così, alla modernità più evidente, più razionale, che è quella che ci viene offerta dalla prospettiva di Piazza Plebiscito, però dall'altra parte, quello stesso luogo, noi stessi napoletani, possiamo affacciarci sul Mediterraneo, possiamo avere le tinte e i colori del mare. E questa è Napoli, è il luogo dove si incontrano dimensioni che non possono essere scambiate tutte per un orizzonte, come dire, della popolarità e della naturalità mediterranea, ma non devono essere nemmeno tutte ristrette nell'orizzonte di una capitale europea tra le tante capitali europee. Questa non è solo una storia di napoletani, ma è una storia di irpini, è una storia di sanniti, è una storia di calabresi, è una storia di pugliesi, talvolta anche persino di siciliani. La città è diventata ricca, intelligente, vivace, perché l'intero mezzogiorno vi ha gettato energie tra le migliori, una storia che non si potrebbe mai raccontare solo come una storia napoletana, e questo complica la idea di identità cittadina. E quindi è vero che il nostro senso di comunità è più fievole che altrove, e tuttavia esso è anche ostacolato proprio dalla non attitudine dei napoletani a voler vivere all'altezza della grande ambiguità che essi stessi si portano dentro. Che a me riguarda un solo demerito, che ha senz'altro estinta lo stile di recitazione degli ultimi grandi attori napoletani, per cui è rimasto solo Edoardo De Filippo. Noi ho il dietro Edoardo De Filippo, non sappiamo che cosa sia, perché non è stato conservato. Sappiamo solamente che Edoardo, per i suoi contenuti moralistici, per il suo perbenismo morale, eccetera, è assurdo a identità unica della città, un'identità lamentosa, lagnosa, piena di pietismo più che di moralità, eccetera, oltretutto molto populistica tra le tante cose. Anche fare un Viviani è molto difficile, certo. Perché anche Viviani, alterandolo in quello che sono gli stili del dire, risulta tutto falsato, perché diventa eduardiano, anche Viviani. Cioè, il fatto è questo, tutto è un modello. Chi è Edoardo De Filippo? Tutto si deve ricondurre a Edoardo De Filippo. Quando io ho fatto La Gatta Cenerentola, il primo significato dell'opera era anti-eduardiano, perché a tutto poteva avere riferimento, tranne che a un teatro della parola o della morale. All'inizio non hanno capito niente, per me le sinistre mi accusavano di essere addirittura fascista, borghese, perché riproponevo cose di cultura alta spacciandole per popolare. Ma la nostra filosofia antica deve emergere. L'uomo quando nasce ha dentro la vita, gli tarpano le ali e i luoghi comuni.
Compito dei giovani è quello di non lasciarsi scappare le occasioni, non andare in fuga e in delirio. Non devono abbandonare questa città, devono costruire se stessi, acculturandosi. Facile realizzare l'impossibile, basta non andare oltre noi, ma guardarci dentro nel nostro spessore umano e culturale. La discoteca funge da terapia, ci si scarica della personalità condizionata, della marionetta cioè, e alla fine le posture suggerite dalla musica mostrano un linguaggio del corpo che finalmente, gradualmente, diventa se stesso. La bellezza di Napoli è che tu non devi scegliere Totò o Benedetto Croce. Non sei chiamato a questo, tu sei chiamato al contrario a rintracciare dentro te stesso questi pezzi che ci sono tutti, perché in ognuno di noi ci sono tutti. Qual è stata la misura dentro le quali tu li hai composti? Talvolta li hai lasciati incomposti e proverai ad aggiustarli via via nel tempo. Allora lì, in questa operazione che ciascun napoletano non può che compiere con sincerità, con se stesso, naturalmente aiutando se stesso e gli altri nel farlo, si può trovare lo spirito di comunità. Se noi riusciamo ad essere all'altezza della città nella quale abbiamo avuto la fortuna di nascere e di vivere, vuol dire che abbiamo avuto la forza di guardare dentro noi stessi nelle dimensioni incomposte. E quindi anche quando fuori la città è scomposta, tu non la vivi come un ostacolo, come un nemico, come un'alterità. Tu la vivi come la naturale rappresentazione di un destino che poi non è solo dei napoletani, perché essere scomposti, volere la ricomposizione, maturare la consapevolezza della difficoltà di questa composizione, che forse non arriverà mai nell'arco di una biografia, forse nemmeno nell'arco di una storia, e avere davanti una città che te la restituisce con generosa risonanza, beh, ma questo, come avrebbe detto qualcuno, è un dono degli dèi. E questi doni vanno meritati. Credo che uno dei grandi interpreti dell'anima antica di questa città è stato uno straordinario giornalista, Antonio Ghirelli. Credo che Antonio Ghirelli sia stato quell'intellettuale che ha spiegato Napoli agli italiani, il socialismo ai comunisti e il calcio agli intellettuali. Credo che in queste tre definizioni si possa condensare una straordinaria esperienza professionale, umana e culturale. Pulcinella, buffone malinconico, filosofo rassegnato, uomo che porta la propria croce, servile e ribelle, codardo e cretino, si finge minchione e si comporta da astuto, ma in realtà è zimbello di un principe capriccioso che il proprio bisogno e l'altrui sopruso. Si sente autorizzato a fare il doppio gioco, a curvare la schiena, a prostituirsi. Grazie ad Antonio Ghirelli conosciamo la miseria del potere inflitta ad un popolo tuttora greco, ridotto a plebaglie, che mostra la sua arretratezza con il lamento. Edoardo Scarpetta, che già nell'Ottocento ha eliminato Pulcinella, ha tolto la maschera all'attore, lo ha reso individuo uomo, cancellando la farsa scurrile analfabeta. Il suo codice è miseria e nobiltà, evidenzia l'ignoranza della piccola borghesia di provincia, che inculca al servo il desiderio di imitazione. La nostra essenza originaria è bloccata da questo gioco di sopraffazione sull'essere umano, per ridurne il pensiero e dominare l'uomo. Dobbiamo lasciarci trasportare dai suoni della voce e della musica, essenze della nostra anima, centralità della voce, più che materialità del corpo. Il maestro Roberto De Simone, nel concerto El Diego, ha esaltato la magia popolare colta dei napoletani riuniti allo stadio. Perché lì, quando sono tutti uniti e uguali, allora ritornano all'antico, ritornano all'ancestrale, ritornano ad un mito che è in carne ed ossa e che non delude. Perché? Perché il trionfo dell'armonia di un intero popolo. Sette congreghe sono solo nella tribuna d'onore. Ecco cosa turba il napoletano, la disuguaglianza. Allo stadio il napoletano è unito, senza rassegnazione, vuole vincere e dividere con gli altri la vittoria. Non è il calcio, ma la libertà e l'uguaglianza che diventano forza, emozione corale, riscatto della collettività.
c'è un grande uomo politico italiano che ha detto una cosa bellissima: non è la razza, è la storia.